наших вже полягло, багато з наших ще поляже. Але ми будемо просити Бога, щоб Він прийняв цю кровну жертву за відпущення за наші гріхи і наших ворогів. Ми не будемо жаліти нікого. Ми будемо тримати лінію. Ми будемо всі об'єднані. І хто би не казав, і що би не казали, що ми є різні. Так, ми є різні. Ми говоримо різними мовами. Ми належимо до різних народів і націй. Але ми є нація. Ми є українська нація. Ми об'єднані. Нас об'єднало горе. Але ми будемо триматися купи. Ми будемо об'єднані до кінця наших днів. Ми не повинні розпорошуватися. Ми не повинні залишати в біді нікого. Дякуємо всім людям доброї волі, які сьогодні нам допомагають, які нас не залишають у біді. До виконання гімну України стояти струнко, руку на серце. Перла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького. Україні! Слава! Questo fatto è inaudito, è un attacco alla libertà e alla democrazia. Assassino Putin deve essere processato dal Tribunale Internazionale per i crimini contro l'umanità, per la morte dei nostri bambini innocenti, per attacco alla gente civile e per la distruzione dell'Ucraina intera. Quello che sta succedendo è un genocidio. Chiediamo da parte dei governi, da parte dell'Europa, dell'Occidente Unito, sanzioni più pesanti possibili. Il fuoco deve cessare, deve finire questa maledetta guerra che porta solo la morte. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti. Il riconoscimento di questa umana priorità costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. In ultimo ripeto che combattiamo solo per la nostra libertà, per la nostra indipendenza e per i nostri diritti. Gloria all'Ucraina, gloria agli eroi, il Signore ci aiuti. Adesso un attimo, mi è capitato 5 minuti prima fare la traduzione di una intervista per due ragazzi, fratello e sorella, lei ha 18 anni e lui ha 17 anni, che sono venuti dall'Ucraina, dalla mia regione, Lviv, sono venuti qua
e hanno raccontato in prima persona questo che hanno subito. La ragazza in questo momento, quando è iniziata la guerra, studiava a Kiev, in Università Nazionale con nome di Taras Shevchenko. Ha raccontato con quale difficoltà è riuscita a partire, cominciando che è stata svegliata alle 5 del mattino con la notizia che è iniziata la guerra. Io non so se qua sono presenti anche italiani. Immaginate che alle 5 del mattino vi svegliano e svegliano i vostri bambini con la notizia che è iniziata la guerra. La guerra contro chi? Contro un popolo pacifico, la guerra? Ma non è solo la guerra, hanno cominciato a bombardare subito, bombardare i civili. È panico totale, primi giorni panico totale. Il pensiero bisogna fuggire. Dove fugge la persona quando c'è la guerra, chi sta lontano da casa? La persona fugge a casa. Cosa deve fare sta bambina? Mamma sta qua. Le cose che hanno visto per strada, le testimonianze che hanno sentito di persone che provenivano da Mariupol, netta, o combattiamo male assoluto, o anche noi con nostra cosiddetta indifferenza facciamo parte di chi ha permesso sto massacro. Oggi non si può essere indifferenti. Io adesso parlo all'Occidente. Dovete prendere la posizione netta. Domani, quando finita la guerra, si può chiarire altre questioni. Ma oggi bisogna fermare il genocidio. Bisogna fermare il massacro. Dopo c'è il tavolo. Si mette, non tavolo di Putin, quello enorme di 5-6 metri che uno deve stare lontano e non vedere nemmeno in faccia il tiranno, no, c'è il tavolo rotondo dove si mettono le persone normali, civili, parlano e chiariscano. E quando uno dice no, per pace bisogna non mandare armi, ma pace bisogna in qualche modo ottenere con parole. Ma quanti anni state dette queste parole? Dove sono arrivate queste parole? C'è male che bisogna fermare con i modi di male. Con chi dobbiamo parlare? Con Putin? Perché è una persona civile? No. Putin va fermato. Con i suoi metodi va fermato. Si può darsi una roba che non capiscono. Perché Putin non si ferma. Perché se lui si ferma, perde potere. NATO non interviene, almeno oggi, ma Ucraina non si arrende. Dove arriviamo? Arriviamo alla terza guerra mondiale. Noi vinceremo, sì. Ucraina vince. Assolutamente sì. Noi non ci abbiamo alternativa. Perché se non vinciamo, saremo distrutti come un popolo. Ma insieme con noi sarà distrutta la democrazia, perché Putin è contro democrazia, è dittatore e bisogna cose nominare con il proprio nome. Perciò oggi è vero, è memoria di bambini innocenti uccisi in modo barbarico, ma noi queste cose non le dimentichiamo. I nomi non li dimentichiamo, per loro faremo la nostra battaglia, la battaglia contro male assoluto per tutto il mondo. E può darsi veramente oggi il popolo ucraino è l'ultimo popolo nel mondo che combatte veramente per la libertà. Слава Україні! Героям слава! Я вам хочу сказати, НАТО нам не поможет, но
украинские люди, то, как они стоят этот месяц, они должны защитить нас и должны защитить себя. Потому что я знаю, что мы... Я хочу туда вернуться. Я хочу вернуться к маме. Ma dove stanno i suoi collaboratori? Dove siete voi, giornalisti? Oggi? Perché vi apparite solo quando c'è da istigare uno contro l'altro? Perché vi apparite solo quando bisogna mettere un parere contro un altro parere? Il bene contro il male? Quando bisogna fare dritti e rovesci? Perché? Perché oggi non siete qui? Perché non volete ascoltare il messaggio della libertà? Perché non volete ascoltare il nostro dolore? Perché non volete condividerlo con il mondo? Perché? Oggi noi siamo qui per commemorare questi bambini innocenti uccisi. Quando si preparava questa manifestazione ne erano 109 dalle fonti ufficiali. Oggi sono più di 139 persone. Perché sul teatro dove c'era scritto bambini è caduta la bomba e si sperava che fossero salvati tutti. 1200 persone. Invece la bomba caduta proprio lì dove stavano le donne partorienti con i bambini neonati. E quindi questo numero non è mai preciso, 139, 200, ma anche se fosse uno, ma anche se fosse il sangue innocente di un bambino. Un bambino. Quando in Italia e in altri paesi civili muore un bambino è un dolore per tutto il popolo. Perché non è giusto. Non è giusto. Noi stiamo perdendo tanti bambini. Tanti nascono dentro i bunker, in mezzo a un'antisanitaria, in mezzo alle bombe, la sporcizia, in mezzo agli occupanti che con Kalashnikov vanno a sfidare le donne e i bambini. Non è giusto, non è giusto. Noi siamo grati al popolo italiano, tanto generoso, per l'accoglienza, per gli aiuti, tonnellate, centinaia di tonnellate di aiuti che giungono all'Ucraina dall'Italia, perché l'italiano è un popolo generoso, ripeto. Per questo noi siamo grati immensamente. Ma si può fare di più, ognuno di noi, ucraini, italiani, russofoni, o chi siamo? Ognuno parla la sua lingua, perché viviamo nel paese democratico. Un'altra cosa che voglio dire, non è vero che la guerra è cominciata soltanto per motivi della lingua o del nazionalismo ucraino. Non è vero. E non strumentalizzate il concetto. La guerra è cominciata perché uno si è messo in testa di ritornare ai confini di 1997. È tutto lì. Chiedete se siete curiosi. Qua siamo da tutte le parti dell'Ucraina. Kharkiv, maggioranza russofoni. Odessa. Ci stanno tanti ebrei anche. Chiedete come si sentono, chi si sentono loro? Ucraini. Non esiste popolo di Donbass, di quale ogni tanto sento parlare. Esiste un solo popolo, come non esiste popolo di Ancona, o popolo di Macerata, o popolo di Sicilia. Esiste un popolo sovrano italiano, esiste un popolo sovrano ucraino, russofono o no. Esiste un popolo che soffre, un popolo che è stato aggredito. Ma noi non ci arrendiamo, non cerchiamo delle scuse, perché se ci arrendiamo cadrà lo scudo per l'Europa, ricordatevelo, l'Ucraina è sempre esistita, l'Ucraina ci sarà sempre, e se cediamo noi
Se ci mettiamo in ginocchio davanti all'oppressore, scatterà l'era del terrorismo. Anzi, è già scattata nel 2014, solo che l'Occidente non ha voluto ascoltare i nostri messaggi. Adesso sì, le sanzioni, un pacchetto, il secondo pacchetto, il terzo pacchetto, ma dovevano partire prima. Dovevano partire quanto prima. Adesso tutti sanno tutto dell'Ucraina. Oltre che il granaio d'Europa, oltre di questo i minerali e le ricchezze e la gente intelligente, eccetera. Dove eravate ieri? Dove eravate 8 anni fa? Chi ha ascoltato le nostre lamentele? Chi? Nessuno! E oggi piangete con noi! Io vi ringrazio a tutti per la vostra presenza e ripeto e ribadisco, noi non ci arrenderemo fino alla fine, fino all'ultimo, e vi ringrazio perché ci date la spalla d'appoggio, vi ringrazio immensamente da parte di tutto il popolo ucraino. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Українським воякам тричі! Слава! 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 Due sole parole, perché quello che c'era da dire l'hanno già detto chi mi ha preceduto. Sono sinceramente vicino alle vostre sofferenze, ai vostri tormenti per i vostri cari che avete dovuto lasciare in Ucraina, fratelli, mariti, bambini e quant'altro. Qui sono stati ricordati tutti i bambini caduti, anch'io in un'altra occasione ho avuto delle parole per questi bambini. Stasera voglio ricordare le persone anziane, perché l'ultima volta e tutte le volte che sono stato, le poche volte che sono stato in Ucraina, mi hanno sempre accolto col sorriso, cercando di darmi tutto quello che avevano, ma soprattutto la loro simpatia, la loro amicizia. Anziani che nella loro dignità e nella loro magari anche non ricchezza, comunque aprivano il loro cuore a noi. Io li ringrazio a tutti, ringrazio tutti voi e vi faccio un bocca al lupo grande, grande, grande. E speriamo che questa follia finisca il più presto possibile, perché da qui non uscirà nessun vincitore, saremo tutti perdenti. Avranno perso tutti i bambini che hanno perso la vita, tutte le persone che hanno perso un loro caro, ma avremo perso anche noi italiani, europei, americani, perché non siamo stati in grado di evitare questa tragedia assurda. Grazie, forza Ucraina. Європейська нація, і нікому ніколи не дозволимо нас поплюжити. І руський чобіт, і руський мір ми зженемо з нашої країни, з нашої землі. І ніколи ця історія не буде мати повтору. Зараз
наша співачка Лідія з Києва, яка набирає тут певний рівень популярності. І ми постараємося, щоб ця популярність зростала, виконає на заключення національний гімн України. Тому зараз відщепіть ангеликів від прапора. Хто з дітей захоче собі їх взяти додому, візьме додому. Увага на шпильки. І під національний гімн з гідністю складемо цей стяг. Один до одного наблизитися, щоб зігнути його посередині. І потім вздовж будете складати вчетверо. Наблизитися один до одного, жовте і синє. Наблизитися один до одного, захід і схід. Якої мови ви не є? До якої конфесії ви не належите? Всі разом. Разом і до кінця. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануй їм, браття, у своїй сороці. Душу і тіла ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, поза сковороду. Душу і тіла ми положимо за нашу свободу. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Воякам України тричі! Слава! Слава! Слава!